non parlare della cava di Busciano. Ai più non sarà sfuggito che nel programma del Partito Democratico compare questa voce: sistemazione della cava di Busciano. Allora io dico, mi domando e vi domando, cosa c'entra un procedimento di cicatrizzazione dell'ennesima ferita inferta al tessuto territoriale del nostro comune con un programma elettorale? Mi spiego, una volta esaurito il ciclo di sfruttamento di una cava, bisogna ripristinare le condizioni ambientali primitive, bisogna ristabilire le condizioni originarie. È onere e compito del privato concessionario procedere a ciò, e a cura del privato concessionario e a spese del privato concessionario che si deve procedere a ciò, e il privato concessionario lo deve fare in conformità ai tempi e alle modalità stabilite nel progetto di ripristino e nella originaria autorizzazione regionale. O forse, e qui voglio essere un po' dubbioso, o forse si vuole accollare alla collettività un onere che invece deve gravare in via esclusiva e totalitaria sulle spalle del privato concessionario. Noi vigileremo affinché questo non accada. Quindi la valorizzazione, la salvaguardia delle risorse territoriali, dei beni ambientali rappresentano qualcosa di importante. Sono necessarie soprattutto per garantire alla nostra comunità una più soddisfacente qualità della vita.